Ciao a tutti e benvenuti. Oggi siamo qua nuovamente con il nostro Mauro Frambati, appena rientrato da un altro bellissimo cammino. Oramai io non riesco a stargli dietro, ragazzi, parte continuamente. Quindi continuo a fargli interviste per fargli raccontare i cammini che ha percorso e fare in modo che voi abbiate tutte le informazioni su questi cammini per preparare lo zaino e partire già direttamente domani, come praticamente ha fatto lui. Mauro, benvenuto e grazie mille per questa ennesima disponibilità. All'intervista. Grazie a te di questa tua disponibilità a farmi raccontare queste cose qua. Da appassionato camminatore, appassionato di camminatori e pellegrini, indubbiamente lo considero utile anche una sorta di fusione di un pensiero che è un modo di vivere, secondo me. Assolutamente sì. Dai, allora, facci di nuovo una tua breve presentazione per chi non avesse visto il video della Via Romea Germanica e gli altri video, in modo tale che così chi ti vede per la prima volta sa chi sei e come sei arrivato a compiere questo cammino che è solo l'ultimo, appena appunto compiuto qualche giorno fa, di tanti che hai già percorso. Assolutamente, allora mi chiamo Mauro Frambati, abito in provincia di Parma, ho iniziato a camminare senza capire cosa stavo facendo nel 2008, come tanti con Santiago, facendo gli ultimi 330 km del Cammino francese. Poi nel 2010 ho 15 giorni di ferie a maggio e ho deciso così, non sapendo un po' cosa fare, di partire per la Via Francigena uscendo di casa, essendo il mio paese a 7 km dalla Via Francigena da Fidenza. E da lì è iniziato questo amore proprio per il camminare, per i lunghi cammini, per i trekking, pellegrinaggi, viandanze, chiamiamolo in tutti i modi si può chiamare, insomma, più che quello che è fuori è qualcosa che uno si sente dentro innanzitutto. E dal 2015-10, 2008-2010 non mi sono mai più fermato e facendo uno, due, tre cammini all'anno. Per citarne alcuni, appunto la Via Francigena, la Via Romea Germanica, i quattro di Simone Frignani, San Benedetto, Coast to Coast, Via Romea Germanica che l'ha scritta lui, e la Via degli Dei, Via della Lana della Seta nella mia regione, la Via Mater Dei, il Cammino nelle Terre Mutate, anche questo uno più bello dell'altro, Via Lauretana, insomma. Ce li hai tutti. Ce n'ho abbastanza, diciamo. Il mio grande sogno adesso, un po' alla volta, è fare tutti quelli dell'Emilia-Romagna, visto che è la mia regione, che è una regione di passaggio. E questa cosa si vede anche nell'ospitalità della gente, siamo abituati a vedere gente di passaggio. Adesso ho in testa questa cosa qua. E quindi, essendo finito il periodo di lockdown, eccetera, eccetera, avendo riaperto un po' le porte, un po' per rispetto perché è giusto riuscire, ma un po' alla volta, un po' perché ero in regione, ho deciso di fare la via dei Gessi e dei Calanchi, scritti dalle mie amiche Sara Zanni, che già conoscevo in realtà, e Sara Cavina, che ho conosciuto, ho avuto occasione di conoscere lungo il cammino. Ed è appunto questo il cammino del quale vi parleremo oggi. È un cammino di Assolutamente. 102 chilometri suddiviso in 7 tappe che da Bologna arriva fino a Faenza. Raccontacelo, Mauro. Allora, prima di parlare delle tappe specifiche, se per ti va bene, io inizierei dando un'introduzione generale, quindi sul cammino. Che cosa serve prima di partire? C'è una credenziale? C'è una guida? Dove vanno reperite dove vanno reperiti entrambi? Iniziamo Allora, con questo. assolutamente. Allora, innanzitutto, si curiosa, si prende un cammino che si pensa sia la propria portata, poi spiego cosa vuol dire questo termine qua, e si trova e si compra in questo caso il libro scritto da Edicicco Editore, appunto da Sara Cavina e Sara Zanni, e lo si può trovare anche su Amazon, io lì l'ho preso effettivamente, e con tutte le modalità ormai che ci sono. Cos'altro serve? Poi ci si iscrive al sito www.viadeigessideicalanchi.it e lì basta con una semplice iscrizione, poi devi tirare giù le tracce GPS e anche la credenziale da stampare. Se vuoi in A4 con un foglio normale, se vuoi stamparla un po' più bella, invece puoi stamparla direttamente in copisteria, diciamo, con una carta un po' più fine. E cosa serve? Serve indubbiamente un minimo di allenamento perché è un cammino corto fatto di 7 tappe che io ho unito poi in realtà 2 e 2 l'ho fatto in 5, poi spiego anche perché. Però è Appennino. Cosa vuol dire Appennino? Che tu nei 20-22 km giornalieri fai 4, 3, 4, anche 5 salite.
E se è bello fare un salitone anche di 1000 metri di dislivello e quando sei in cima, qua è un continuo saliscendi. E almeno per le mie caratteristiche, ma come so anche per tanti, è un po' uno spezzagambe. Per cui un minimo di allenamento fatto a casa, basta camminare 10 km per un paio, due, tre giorni in fila, avere questo allenamento qua, con lo zaino però, magari anche mettendoci dentro le bottiglie d'acqua, perché è molto diverso camminare con lo zaino o senza zaino. Fa proprio una differenza notevole e quindi si può partire. Zaino base, secondo me uno zaino fatto in stagioni normali medio calde, ovviamente in inverno se no c'è da aggiungere qualcosina, ovviamente deve essere intorno ai 7 kg, proprio 8 se uno vuole esagerare a portarsi dietro della roba. E cosa serve? Fondamentalmente il meno possibile. Perché il meno possibile? Perché tutto quello che metti è sulle tue spalle, è come una macchina, è tutto sulle tue spalle, te le porti in giro per il mondo. E così è, quindi oltre a quello che si indossa, due paia di calzini, due paia di grande intimo, due magliette di cui una tecnica, oltre a quella tecnica che sia su per aiutare a traspirare eccetera, e una di cotone per dormirci la notte, se si vuole un paio di pantaloncini di scorta. Io tendenzialmente, quel consiglio che do ultimamente, con la presenza di caprioli, daini che si sono moltiplicati soprattutto nella mia zona negli ultimi anni, c'è un'elevatissima presenza di zecche, io consiglio ormai di camminare con le braghe lunghe, perché prendersi una zecca non succede quasi mai nulla, ma potrebbe non essere simpatico e dare dei problemi. Quindi questo è il mio consiglio spassionato, soprattutto in posti che non conosco, vado sempre con le gambe, con i pantaloni a gamba lunga. Cos'altro serve? I bastoncini a trekking, per quelli assolutamente essenziali, il bordone l'avrebbe chiamato un pellegrino antico, noi invece siamo un po' più moderni, abbiamo questi bastoncini. A cosa servono? A camminare in salita, tirando via un bel po' di peso, a salvarci le ginocchia in discesa. Quando ci sono cani così che non vanno minacciati, però li interponi tra te e il cane, gli dai una sorta di barriera. Io faccio così, mi è sempre andata bene. Eventuali guadi, ortiche, roveti o robe del genere. Acqua, in base alla stagione, in base al proprio consumo personale, non finire mai l'acqua, è il più grande errore che si può fare nella vita, quindi essere sempre un po' più abbondante rispetto a quello che si prevede e non aver paura di chiedere se si rimane senza. Anche in giro tanto l'Italia difficilmente fai lunghe tratte senza mai trovare una casa, capita, ma sono tappe più da sud queste, diciamo. E cos'altro? Frutta secca, anche questa è importantissima, tipo banane secche, il mango, quelle cose lì, perché se hai un caldo di zuccheri con poco peso dà tanta energia, insomma può spezzare la fame. E direi che per sicurezza sempre una metallina, che è quel foglio che si vede nei film argentato da una parte e dorato dall'altro, perché può essere un salvavita se ci si perde nel bosco, piuttosto che può ripararla in intemperie o eventi estremi. La coperta termica. Va bene, esatto. Come informazioni, oltre a quelle del cammino, ci hai dato anche quelle generiche proprio che servono indipendentemente da tutto. Io ho già fatto un video apposito dove spiego proprio tutte le informazioni su come preparare uno zaino, su cosa portare e cosa non portare, perché l'errore principale che facciamo tutti da inesperti la prima volta è proprio quello di portare più cose di quelle necessarie, pensando che stiamo andando in luoghi sconosciuti, quando tutto ciò di cui possiamo avere bisogno lo possiamo comprare anche strada facendo. Assolutamente, come dico sempre, quando hai finito il tuo primo cammino, disfa lo zaino e metti da una parte quello che hai usato, dall'altra quello che non hai usato, e quello sarà il tuo prossimo zaino, nulla di più. Va bene. Ok, allora Mauro, grazie. Se per te va bene, io continuerei parlando delle strutture. Che tipo di strutture ci sono sulla via dei Gesti e dei Calanchi? E dici anche se è possibile farlo in tenda questo cammino. Allora, la prima domanda, il tipo di strutture sono quelle classiche ormai dei cammini, diciamo, non è nuovo questo, quindi ancora non ha una sua storia, una sua struttura vera e propria, però nel libro ci trovano tutti quanti i riferimenti e sono agriturismi, B&B, un paio di affittacamere, eventuali alberghi, a seconda anche di dove si arriva, delle località dove si decide di pernottare. Io ho trovato una gentilezza estrema da parte di tutti quanti, prezzi più o meno variabili, ma sono quelli di un cammino, tra virgolette, laico, non ci sono donativi, ma magari soltanto per ora, perché ribadisco, diamogli anche il tempo e l'occasione di crescere a questo cammino qua, è nuovo, proprio, tanto che mi risulta di essere il primo a averlo fatto in solitaria. E nulla più, in tutti i posti ho provato, dimmi.
Intenda che tu sappia è possibile Intenda farlo. che in sappia non c'è nulla di previsto, anche perché comunque c'è un'indicazione, siccome si dorme, si passa spesso e volentieri dentro dei parchi non si può generalmente campeggiare, per cui magari all'interno dell'agriturismo, se uno chiede, può essere, anzi sono quasi sicuro che ti diano la disponibilità per eventuale tenda. Però questa è una cosa che si imparerà vivendo, magari chiedendo le informazioni direttamente alle due autrici, che sono squisitissime e disponibilissime. E come invece la segnaletica? Che tipo di segnaletica incontriamo lungo il cammino? E dici anche se è ben tracciato o se è disponibile una traccia GPX ed è bene usarla. Allora, il cammino usa attualmente, visto che ribadisco ancora proprio giovane giovane, le sentieri CAI che sono perfettamente segnati. Il libro assicuro, garantisco, perché un po' ho fatto anche da prova del 9, come si suol dire, come si diceva una volta, ormai i giovani non sanno più che cos'è, come prova del 9, ed è descritto perfettamente, non ho trovato proprio alcun problema di sorta, se non quando io in primis non rispetto la famosa regola numero 3, che è del buon pellegrino, che è FBL, che sta per far ballare l'occhio. Per cui se c'è scritto attenzione al paletto basso che si tende a perdere, io mi sono reso conto dopo 300 metri che avevo perso il paletto basso. C'era scritto, ma io non l'ho visto. Per cui quei piccoli errori che capitano camminando, però è assolutamente ben descritto. I sentieri sono molto belli, differenziandosi anche per difficoltà, perché la caratteristica principale di questo cammino qui, appunto, che si chiama Via dei Calanchi dei Gessi, che sei molto spesso in quota, non alte, ma in quota inteso su delle creste vere e proprie con panorami stupendi, ma anche dei bei strapiombi, per cui c'è la possibilità per chi non se la sente o in caso di maltempo di deviare verso vie basse. Le tracce GPS ci sono anche quelle, consiglio sempre in tutti i modi, anche se hai campioni mondiali di orientering, di scaricarsele, perché perdersi è sempre un attimo, soprattutto per me che cammino da solo è assolutamente essenziale sapere esattamente sempre dove sono, ok? Perdersi non è un problema, non è un errore, capita nella vita, bisogna anche metterlo in conto. Certo. E per quanto riguarda invece le strade, che tipo di strade incontriamo? Sono più sterrati, più asfalti, sono sentieri di montagna dove possono esserci strapiombi o comunque strettoie? Allora, chiaramente uscendo da Bologna, inevitabile un minimo di asfalto lì c'è, però in realtà è molto veloce farlo fuori, perché non parti proprio dal centro di Bologna, ma da appena fuori. Adesso mi sfugge in me il nome della stazione. Sarrufillo, sì, Sarrufillo dovrebbe essere. E per il resto sono carraie di campagna normali, capita anche piccole, soprattutto una seconda tappa che è forse un po' la più asfaltosa, comunque stradine di campagna che penso di aver visto in 5-6 settori di cammino, tre macchine, per cui assolutamente percorribili. E poi ci sono ovviamente dei sentieri di montagna anche in cresta, creste caratterizzate appunto dalla presenza di questi gessi. Cosa sono questi gessi? Questi gessi sono una formazione minerale particolarissima che io non avevo mai visto, infatti mi risulta che ci siano soltanto in quelle zone lì, e sono incredibili perché sono dei tipo dei cristalli, definiamoli tali, che al sole luccicano, quasi fai fatica a guardare perché ti abbagliano. E se tu ne trovi uno un po' grande, si riesce quasi a sfogliare, diventa una sorta di vetro, tanto che, come scritto anche sulle guide, i romani li usavano proprio come vetri per le case. Ed è una cosa affascinante, molto affascinante. Come accennavo anche prima, ci sono anche dei tratti esposti, si cammina in cresta, con magari il sentiero largo giusto per due scarpe appaiate, un po' abbondante, ma nulla di più, e con sotto uno strapiombo che va dai 100 ai 150 metri, che insomma non è bello cadere perché si perde un casino di tempo, se non altro, dopo per ritornare su. E quindi un minimo di esperienza, un minimo di capacità bisogna averle. Però, come dicevo, in questi casi qui il libro proprio lo stesso percorso, la stessa tappa, la differenza tra via alta e via bassa. La differenza sta proprio nell'esposizione a questi piccoli dirupi, nulla di particolare, però insomma non sono scontati per tutti, ognuno di noi ha le sue caratteristiche. Certo. Bene, direi che possiamo entrare nel vivo delle tappe a questo punto e quindi Assolutamente. raccontarle. Ufficialmente abbiamo detto che il cammino si suddivide in 7 tappe, ma che possono anche essere accorpate, dato il numero di chilometri in alcune tappe ridotte. Tu in quante tappe l'hai fatto e raccontacele una per una.
Allora, io ho deciso, in base alle mie caratteristiche personali, insomma, a quell'esperienza che ho, di farlo in 5 tappe, unendo la terza e la quarta tappa e la quinta e la sesta tappa. Quindi la prima tappa da Bologna a Sette Fonti, tappa bella, piacevole, uscita da un grande centro urbano, appunto, però in 448 sei già nel parco dei Gessi bolognesi. Luoghi molto belli, anche lì già di un po' meno caratteristici forse di più avanti, ma già iniziano a intravedersi quello che è il carsismo, quei fenomeni proprio dal carso. E una tappa totalmente immersa nel verde e nella pace e nella tranquillità. L'arrivo a Sette Fonti è in realtà un gruppetto di case sperduto, non c'è un vero e proprio bar, dove ci sono però 3-4 agriturismi dove si può alloggiare. Nel mio caso ho alloggiato la palazzina e sono stati gentilissimi, mi sono trovato molto bene e arrivando anche un po' presto, cosa che non avevo concordato, ho anche ricevuto un po' di pranzo giusto al volo, arrivando più o meno 2 del pomeriggio. Che non ti Secondo. dispiace conoscendoti, visto che sei un buon Assolutamente. sia del cibo Anche. che del vino locale. Assolutamente. Anche in questo cammino sono certo. Morirò, ma non di fame, mi è riuscito benissimo, cioè di fame non sono morto, anzi. Per cui ho proceduto su questa cosa qui. La prima tappa presenta più o meno, direi, un 40%, poi ci sono tutte indicazioni precise sul libro, un 40% d'asfalto, forse qualcosa meno, per il resto sono tutte sterrate e nei sentierini. Grandi difficoltà e grandi esposizioni, assolutamente sulla prima tappa non ce n'è. La seconda tappa arriva da Sette Fonti, ovviamente si parte il mattino dopo per circa una ventina di chilometri, 22, al paese di Dozza. Dozza è un paesino bellissimo, meraviglioso, con un castello stupendo e in cui è presente l'enoteca regionale dell'Emilia-Romagna con quasi tutti i vini. Sfortuna vuole che per decreto Draghi, ahimè, non si poteva bere poiché è un luogo al chiuso, però almeno ho guardato un pochettino in giro, ho curiosato, oltre ad aver fatto il turista vero e proprio. Infatti, quella giornata lì, dai 22 km di tappa, sono arrivata a quasi 35 km camminati in totale sulla giornata. Giusto per dire, ecco, un po' anche perché avevo il B&B dove dormivo appena fuori Dozza, 3 km fuori Dozza, per cui il ritorno me lo sono fatto 3 km in più. Non è stato un gran problema. E anche qui, in questo caso qui, ho trovato persone gentilissime ad ospitarmi alla casa dell'artista che mi hanno fatto anche trovare qualcosa per farmi da mangiare la sera, quindi assolutamente nulla da eccepire, anzi. Dozza è caratteristica per tra l'altro anche un luogo dove c'è presente l'associazione Tolkieniana Italiana, dove appunto ci sono tutti gli studi di Tolkien e una volta ogni 2 anni, se non ricordo male, fanno anche una manifestazione appunto dedicata al Signore degli Anelli e a tutto questo mondo fantastico e fantasy. Molto particolare e molto bello. Il giorno dopo, appunto, ho iniziato a unire 2 tappe, da Dozza sono arrivata a Borgo Tossignano. Qui iniziano le prime salitine appena un po' più impegnative e cosa da gestire, qualche cagnolino libero, ma nulla di particolare. Questa cosa qui a chi cammina lo dà per certo che per un po' un cane libero lo incontra, per cui però tutto gestibile, tutto nulla di eclatante. Bellissima in questa tappa qua, la discesa a Borgo Tossignano, quando ero sul crinale dei Calanchi, ero circondato dai gruccioni. Cosa sono i gruccioli? Forse non tutti sanno cosa sono. Sono delle famiglie delle rondini, credo, non sono un ornitologo, prendetelo sempre con beneficio di inventario, coloratissimi, assolutamente meravigliosi, che uno rimane a bocca aperta a guardarli per mezz'ora e questi mi volavano per facevano proprio il nido all'interno dei calanchi. La loro caratteristica, appunto, è quella di fare il nido all'interno della terra, dei muraglioni di terra. Presenti anche qua da me, c'è cioè in qualche posto che nidificano anche qua da me, ma io tutte le volte che li vedo e poi cantavano era stata una cosa assolutamente meravigliosa, qui in alto sopra questa collina con un panorama a 360 gradi, assolutamente ho brividi tuttora. Da qui c'è un discesone che mi porta a Borgo Tossignano, da Borgo Tossignano riprende la strada verso il castello del Borgo, che in realtà rimangono in piedi poche mura, però piccola deviazione di 250 metri, perché no? Si va a visitare anche quello per poi andare verso Borgo Rivola. Qui
inizia la parte un po' più difficoltosa, anzi, forse probabilmente la tappa più difficile di tutto il cammino. Vuoi un po' perché ne ho unite due e sono diventati in realtà 21-22 km, ma alla fine sono circa 1300 metri di livello totale, per cui inizia a essere un pochettino impegnativa la cosa. Diciamo, bisogna avere un minimo di allenamento, non è così scontato farlo. Ecco, perdonami se ti interrompo, le due tappe infatti sono la prima fino a Borgo Tossignano di 12,7 km più o meno, esatto. E invece la seconda tappa che arriva fino a Borgo Rivola di altri scarsi 10 km, proprio perché c'è questo dislivello impegnativo che in totale è quasi di 1.300, quindi per i più esperti e più allenati può essere accorpata, diventa una tappa di 23 km. Per chi è meno esperto conviene suddividerla in due, farla un po' più calma e visitarsi i borghi. Assolutamente. Qui i primi dubbi, raccontiamo anche questo perché fa parte della storia, arrivando a Borgo Tossignano il tempo ha iniziato a peggiorare nettamente, sono nuvolate e qui sapevo che dal Borgo fino a Borgo Rivola avevo un passaggio sui calanchi che è proprio sconsigliato anche dalla guida, e l'hanno scritto benissimo in modo chiaro, in caso di maltempo evitare le vie alte, perché sui gessi, sui crinali, scivolare veramente un attimo, soprattutto e la prudenza è essenziale sempre, soprattutto a costo di essere ripetitivo per chi cammina da solo, perché non c'è mica nessuno ad aiutarti, per cui devi avere coscienza esattamente di quello che fai, sempre. E è iniziata a imbruttirsi, dopodiché è arrivato il sole, ho deciso quindi di tenere la via alta, ok, in lontananza venivano le nuvole, però ho detto la tappa non è lunga, dovrei riuscire a farcela. Mi sono sceso giù dal borgo, giù per una riva assolutamente anche un po' impegnativa per le gambe, su un sentierino, facendo tra l'altro, incrociando lì nei segnali CAI l'alta via dei parchi, altro cammino quasi mitologico italiano direi, e da lì è iniziato la salita. Inizia la salita che ti porta al primo vero crinale con la via del gesso, con lo strapiombo sotto. Quando ero ormai a oltre la metà, il tempo è peggiorato nuovamente, è iniziato un po' di pioggerellina, ma fortunatamente ci sono anche lungo in queste cose qua qualche via di fuga che ti dà possibilità di raggiungere nuovamente quella che è la via bassa e metterti in sicurezza. E tale ho fatto, ok? Quindi arrivata a... Oh mamma mia! Aspetta, a una baita che c'è lì, purtroppo attualmente chiusa, che va che verrà riaperta a breve. Cerca il nome. Sì, sì. Vederci con gli occhiali, una volta ci vedevo, adesso. Grazie mille, sei sempre molto preciso. Ah, Rifugio Cabudro si chiama. Io quando è iniziato a piovere ero circa 500-600 metri da questo rifugio e qui si utilizza la GPS, in questi casi qua viene comodo per ti far capire cosa fare in modo molto più rapido. Quando ero 500-600 metri sono raggiunto quel rifugio qui dove c'era la possibilità di riprendere la via bassa e da lì in 3 km e mezzo, 4 km sono arrivato a Borgo Rivola dove ho trovato anche qui degli ospitalieri, nel vero senso della parola, gentilissimi, così gentili che mi ha pagato il gelato quando sono arrivato, perché sono andato subito lì, c'è un baretto a mangiare qualcosa, la sera mi hanno offerto l'aperitivo e il mattino ovviamente la colazione era compresa nel pacchetto di questa casettina che hanno loro, però al bar, e io mi sono sentito, ma non in dovere, proprio il piacere di fargli trovare loro poi un caffè pagato al bar, perché proprio sono stati assolutamente squisitissimi come persone, ok, Paolo e Claudio. E da qui domani, e sono sincero, sono arrivato un po' stanco a questa tappa, però stanco sì, ma quando mai ripasserò da Borgo Rivola? Magari sì, magari no. Sapevo che c'era una grotta, la grotta di Tiberio, dell'imperatore Tiberio, da andare a visitare, e io mi sono preso su indicazione anche appunto dei miei ospitalieri, e ho fatto così, da una tappa da 22 km sono diventati 32 anche quel giorno lì, tra un giro e l'altro, una cosa e l'altra, perché no, ok? Si mangia ma si consuma, diciamo così. E quindi purtroppo la grotta è visitabile ma su prenotazione eccetera, però ho fatto un giro su un bellissimo lungo fiume molto piacevole. Da qui il giorno dopo altra unione di altre due tappe, da Borgo Rivolo a Zattaglia e infine da Zattaglia al ben più noto paese di Brisighella. Ok. Tappe anche queste qui assolutamente in mezzo al verde con un'altissima percentuale di sterrato e di sentieri, molto 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 piacevole,
Tra le cose più belle in assoluto, sono arrivato su un monte che si chiama Monte Mauro, esattamente come me, e non mi era mai capitata. E quindi è stato piacevole anche questa cosa qui. Tra l'altro su questo monte c'è una bellissima pieve romanica, purtroppo ahimè l'ho trovata chiusa, però c'era probabilmente il cane, un bellissimo maremmano, stupendo e dolcissimo, in questo caso qua perché era un coccolone, un giocherellone, probabilmente del parroco della pieve, perché da quello che ho intuito, da come era messa, era abitata proprio, non era abbandonata su come santuario messo là in alto. Qui devo dire che ho visto una delle cose più belle in assoluto, un calanco appunto dopo la chiesetta, meraviglioso, fatto anch'esso di gesso, ma con una forma assolutamente da lasciarti a bocca aperta, con tutti questi gessi che brillavano alla luce del sole e ti abbagliavano proprio. Ho provato a fare le foto, ma nelle foto, e poi ho avuto anche conferma del due ospitalieri, non vengono perché hanno sulle lenti, hanno le lenti antiriflesso e tolgono questo effetto qua, per cui l'unico modo di impressionarselo è nella propria mente. Perfetto. Qui, arrivata a Brasighella, dimmi. No, continua, perdona. Qui, arrivata a Brasighella, paese stupendo, assolutamente, che tornerò a visitare, come anche ad Otta, perché all'enoteca voglio provare un po' di vini dell'Emilia Romagna, quindi ci torno sicuro. C'è la possibilità, un bellissimo borgo di origine medievale, di fare diverse visite, anche in questo caso qui, tempi di lockdown, alcune cose erano chiuse, tipo ahimè il castello, però anche qui a fine giornata abbiamo superato tranquillamente i 30. In questo caso qui ho avuto una bellissima sorpresa la sera, cioè le due sare mi sono venute a trovare e ahimè mi vergogno un po', io volevo farlo io, ma mi hanno offerto loro la cena con un'estrema gentilezza e in spirito di grande amicizia. Se una delle due già la conoscevo, ma non ci vedevamo da anni, la seconda sera è stata veramente un piacere conoscere due persone squisite. Ovviamente non si può in queste cene che parlare di cammini, pellegrini, viandanti, coaster, tutto quello che si vuole, trekker, quello che si vuole. E certo, la conclusione finale è perfetta per queste due tappe, perché appunto, come dicevi, hai unito la quinta e la sesta tappa, che sarebbero state rispettivamente di 8 km e 9 più o meno, quindi Esatto, diventando così di circa 18 chilometri. Che dislivello 18-19. c'era? A differenza della terza e quarta che è unita, che aveva questo dislivello impressionante di circa 1.300, l'unione di queste due tappe è stata altrettanto difficile, o aveva un dislivello più leggero? Ma in questo caso qui il dislivello era leggermente inferiore. E infatti sono arrivato abbastanza tranquillamente a Brasighella, non ho avuto problemi di sorta, come si suol dire. Tappa assolutamente, siccome che si può unire senza grandi problemi. Chiaro, se unisci tappe diventa un po' più impegnativo, poi in base a come uno cammina può scegliere. Io tendenzialmente, soprattutto camminando da solo, mi fermo, faccio un sacco di foto, curioso dove c'è, se ho piccole deviazioni che vanno anche entro 1 chilometro, spesso le faccio. Però se uno decide di fare una monotappa, in realtà può fare molte più cose di quelle che ho fatto io. Anche qui, prima di Brasighella, c'è il centro parco, proprio il parco regionale della zona dei Gessi, della zona di Faenza, che purtroppo, sempre per periodo di Covid, ragione in più per tornarci, era chiuso, se no anche quello era sicuramente una cosa molto interessante da poter visitare e vedere. Certo. Infine, così, arrivata a Brasighella, sempre con un po' di malinconia, passa la notte per affrontare il giorno dopo l'ultima tappa. Ultima tappa che ho preso un po' più con calma. Io sono uno abituato a partire presto la mattina, perché forse sarà l'età, forse quel che è, non si dorme più, quindi alle 6 si è svegli e generalmente alle 6 e mezza sono spesso e volentieri in cammino. Due, perché mi piace arrivare tendenzialmente presto anche a tappa, per poter poi tranquillamente, uno, magari visitare anche le cose lungo il cammino, e due, visitare il luogo dove arrivi, perché è quello è il completamento della giornata, secondo me. Se devi arrivare per poi piazzarti a letto e basta, insomma, può capitare quando fai delle cose un po' difficili, ma non è lo scopo, secondo me. È anche vivere proprio la bellezza dell'Italia in tutte le sue caratteristiche. E quindi, partito leggermente più tardi, mi sono per andare incontro a amici che mi venivano a ritirare in macchina a Faenza. Ho dei grandi amici, quindi sono venuti fino a Faenza e mi venivano incontro dalla parte opposta. Quindi sono partito e devo dire che ho fatto una tappa
non meno bella, bella delle altre, anzi stupenda, poi ci sarà il modo di far vedere anche qualche foto, sui calanchi così chiamati della Duchessa, che sono quelli appunto da Bresighella fino a Faenza. Stupendi, bellissimi, anche qua con qualche passaggio un po' da ansia tra virgolette, però insomma dove camminavi con uno spazio di due piedi appaiati leggermente abbondanti, ma in questo caso qui non solo un lato scoperto, ma entrambi. Per cui pochi metri, non è che sia un gran, però un minimo di anche qui sangue freddo bisogna averlo. E bellissimo i panorami, poi il verde della primavera, verde anche insomma che è acceso e vivo, non è verde speranza come l'ho definito spesso, questo caso qui è un verde certezza, perché sei certo proprio, è molto più che una speranza. E quindi così è arrivato più o meno a metà tappa, ho incontrato i miei amici dopo qualche problema a trovare giusti sentieri per incontrarsi, su un calanco ho riconosciuto i volti amici e ci siamo girati e insieme siamo andati a Faenza, dove ovviamente gli ho pagato il pranzo perché per la gentilezza era doveroso. L'arrivo a Faenza, bello, gli ultimi 3-4 chilometri c'è un vialone d'asfalto lungo, ma è la giusta penitenza per aver goduto di tanta bellezza del viaggio, per cui assolutamente ci sta tutto. Il centro di Faenza, molto bello anche quello, di stile palesemente medievale, e non ho avuto tante occasioni di visitare per questioni tempistiche, però anche qui ho visto cose belle, ho visto cose che mi sono incuriosite e la bellezza di quelle cose qua è che si ha, visto che tra l'altro è a 1:50 da casa mia, quindi non è lontano, di poterci tornare e visitare tutto quanto. Wow, grazie mille Mauro, perché con il tuo entusiasmo riesci sempre a trascinarci con te, veramente come se stessimo camminando anche noi sui cammini, almeno questa è la sensazione che dai sempre a me, quindi, quindi grazie. Io considero veramente i cammini per me la mia droga, cioè, ma positiva, ovviamente, però è veramente così, cioè, è una dimensione in cui mi ci ritrovo appieno, in solitudine quando li faccio solo e in buona compagnia quando li faccio con amici. E come oramai diciamo in ogni intervista, chi pensa di perdere peso in un cammino dimentichi questa cosa, perché si torna con un chilo in più per la bontà, esatto, di cibi. In più se sei molto bravo. Esatto. E Mauro, una domanda: hai mai avuto difficoltà con l'acqua? Ci sono i punti d'acqua lungo le tappe, oppure sei sempre dovuto partire con i 2 se non 3 litri con le borracce piene ogni mattina? Allora, diciamo che il periodo come temperatura e clima era veramente, non potevo chiedere di meglio, perché non c'era né caldo né freddo, quindi anche il consumo d'acqua ha una certa variabilità. Io ho sempre avuto 1 litro di acqua, tranne una tappa che ho tenuto 1,5 litri, però il fatto di incontrare spesso dei paesi, già la seconda colazione mi è capitata di farla, per intenderci, come da Hobbit e Tolkien insegna, ok? Per cui lo spuntino delle 10 è capitato. E qualche punto acqua c'è, non in tutte le tappe, perlomeno non vorrei dire castroneria, non me ne ricordo. Ad esempio, nella prima e nella seconda tappa, punti acqua particolari non ce n'è, però capi trovare le case. Se uno va in difficoltà, può chiedere tranquillamente. Essendo un cammino medio-basso, non è come, non so, può essere in Trentino che ci sono i fontanili piuttosto che. Non ho avuto però alcuna difficoltà particolare in merito, ho gestito l'acqua tranquillamente. Ok, e c'è qualche altro consiglio o informazione che vorresti dare a chi ci sta seguendo e sceglie di percorrere la via dei Gesti e dei Calanchi? Sicuramente delle buone scarpe, io uso scarpe da trekking, però un buon carro armato in Vibram, proprio per che abbiano una bella tenuta sul terreno. Evitate di avere, magari usare delle Salomon, piuttosto che, non della marca, però usate già per 800 chilometri, perché rischia di essere troppo lisce, perché lì la presa della scarpa è essenziale. Per cui questo è un consiglio che do assolutamente, di partire con scarpe con una buona suola, con un buon carro armato, che poi sia in Vibram o altre diavolerie moderne, basta che si abbia veramente una buona presa. Come diciamo sempre nelle interviste,
L'attrezzatura per i cammini è indispensabile, ogni sport ha bisogno della sua attrezzatura, il trekking è uno sport a tutti gli effetti, nel senso che merita la giusta attrezzatura per far sì che possiamo godere al massimo di questa esperienza senza avere difficoltà che poi potrebbero incidere sull'andamento, possiamo farci male, ci possono venire le vesciche, quindi dalla scarpa da trekking al calzino, all'antipioggia, alle borracce. Assolutamente. Cosa? Piccola nota che diciamo che un po' di nuvole mi ha salvato, per me, visto il tipo di terreno, essenziali gli occhiali da sole, perché si possono veramente, non dico che è come camminare sui ghiacciai, ma la luce è veramente tanta sui calanchi, sui gessi, e eventualmente anche come sempre un buon cappellino, perché ricordo che la testa è uno dei principali o accumulatori o dissipatori di calore, per cui è una delle cose che va più protetta in termini assoluti, anche se uno lo darebbe, dice di no, ma un 30 per storie CAI mi dicevano al CAI che il 30% del calore lo si dissipa dalla testa, oppure rischia di accumulare e prendere un colpo di calore. Perfetto. Allora, prima di salutarci, ti pongo la classica domanda con la quale concludo tutte le interviste sui cammini. Quindi, cosa ti ha donato a te il primo cammino che hai fatto e perché, secondo te, una persona dovrebbe scegliere di fare un cammino almeno una volta nella vita? Allora, io lavoro in un'azienda nota, una fabbrica, e quindi ho dei ritmi di lavoro non dettati dall'uomo, ma non è una colpa, è così che funziona, ma dettati molto dal tempo delle macchine, dal fatto che devi comunque produrre, stare nei tempi, eccetera. E la prima cosa che mi ha donato il cammino è la ripresa del proprio tempo. Inteso del mio tempo, io cammino, faccio quello, è una concezione del tempo totalmente diversa, come fosse un'altra dimensione. Altra cosa, l'essenzialità. Come dissi già anche l'altra intervista, il mio primo zaino a Santiago era un 60 litri con 12-13 kg di roba dentro. Adesso cammino con un 32 litri, con uno zainetto, ci vede poco, grande così, con dentro giusto giusto il minimo necessario. Questo cammino qui non so neanche se raggiungevi 7 kg proprio. E ti rendi conto che in realtà anche di quei 7 kg lì a casa, questo non l'ho usato e questo non l'ho usato. Sono due cose, però è capitata anche questa cosa qua. Per cui fondamentalmente il riprendere un proprio tempo umano e riprendere capire quello che è essenziale, di quante robe inutili ci riempiono la testa, che poi alla fine, stringi stringi, sono nulla, sono vento. Quindi dovrebbero partire per ritrovare il proprio tempo e anche se stessi, delle piccole cose. Quando cammini da solo poi macini è dentro, è inevitabile. E quindi devi anche impari anche a star bene con te stesso. E anche questo non è così scontato e non è forse per tutti. È una sfida per... ti trovi te con te stesso, che vuole uscire. Quindi ci iniziano anche a volte delle lotte interne, perché no, su tante cose. Quindi partite per fare il vostro primo cammino e per ritrovare un po' di voi stessi. Come diceva giustamente Mauro, è molto più facile, si ha l'opportunità di ascoltarsi e di ritrovarsi quando si sta da soli con se stessi per tanto tempo, da soli camminando, poi specialmente nella natura, perché noi non ci rendiamo conto, ma la natura veramente ci trasmette tanta energia positiva, ci trasmette tante vibrazioni positive, calcolate che è viva. Siamo in mezzo agli alberi, siamo in mezzo a esseri viventi che quindi ci trasmettono la loro energia vitale, cosa che durante la quotidianità forse perdiamo. Totalmente. Mauro, grazie mille come sempre per il tuo tempo, per la tua energia, per il tuo entusiasmo e per il modo che hai di trascinarci con te nelle tue avventure. Io spero di rivederti presto per raccontare un altro degli innumerevoli cammini che hai fatto. E ti auguro anche a te buon cammino, perché sono sicura che ripartirai a breve per qualche altra nuova avventura. È già qua, ma non lo dico. Va bene, grazie mille, un saluto a te, a voi che ci state seguendo. Io come sempre metterò nei commenti tutti i link relativi al cammino dove potete reperire la credenziale, la guida, le informazioni. E auguro a tutti voi, da parte mia e di Mauro, buon cammino. Buon cammino a tutti. Ciao!